Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Sapete che c'è un'inchiesta che vede Renzi, Laboschi e altre persone aver ricevuto un avviso di garanzia per 7, qualcosa milioni di euro che sarebbero stati utilizzati non si sa bene in che modo. Bene, in questa inchiesta che naturalmente andrà a danneggiare il partito di Matteo Renzi, Italia Viva. Lui ha sempre detto: ci vuole un attimo per delegittimare una persona, poi per recuperare tutto quello che il discredito e il fango ci vogliono anni, e forse non si riesce neanche completamente a recuperare quello che è stato, diciamo così, infangato. Che cosa succede? Che ci sarebbe una presunta frase, i giornali parlano sessista sulla Boschi, ma lui dice parole non mie, chiederò i danni. Che cosa vuol dire una frase sessista? In un appunto sequestrato all'avvocato Bianchi, presidente della Fondazione Renziana, ci sarebbe un aggettivo irriferibile sull'ex ministra, attribuito all'ex premier. Cioè Renzi avrebbe detto che la Boschi è, non sappiamo esattamente che cosa, ma un aggettivo irripetibile, voi potete immaginare, no? Ieri mattina il quotidiano La Verità, anzi, Renzi dice questa mattina, lo dice ieri, il quotidiano La Verità dimostra come possa cadere in basso il giornalismo italiano. Siamo in presenza di una vergognosa montatura per la quale chiederemo i danni in tutte le sedi. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta l'articolo sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che ha pubblicato uno degli appunti sequestrati all'avvocato Alberto Bianchi, in cui quest'ultimo, presidente della fondazione Open, riportava un presunto giudizio di Renzi riguardo alla Boschi, sua fedelissima. Un termine irriferibile che sarebbe frutto di una conversazione privata tra l'avvocato e Renzi, secondo quanto appare su uno dei numerosi fogli su carta intestata dello studio Bianchi, sequestrati nell'ambito dell'inchiesta Open, cassaforte e braccio operativo dell'attività politica di Renzi, la Fondazione Open. La pubblicazione della presunta frase ha innescato una bufera tra gli esponenti renziani e del fu Giglio Magico. Ma Renzi smentisce, dice: come ha già chiaramente spiegato l'avvocato Bianchi, quelle frasi non sono mie, e del resto basta conoscermi e leggere la mia storia politica per sapere che non possono essere mie. Lo dimostra la mia particolare attenzione per l'impegno femminile in politica, unico premier ad aver avuto un governo paritario, sottolinea l'ex premier. Sentite, parliamoci chiaro, eh? Una cosa è quello che uno dimostra in pubblico, l'attenzione di qua, l'attenzione di là, l'impegno femminile in politica, e poi sono le frasi che uno può dire in privato con il suo amico avvocato. Quante frasi in privato uno dice che non potrebbe mai dire in pubblico? Quante parolacce uno dice in privato che poi in pubblico non dice? Cioè, no, quella persona non dice parolacce, ma cosa ne sapete a casa sua o con i suoi amici quello che dice, quello che gli esce fuori? Quindi realmente, intanto non sappiamo realmente se queste frasi sono attribuibili a Renzi, frasi, aggettivi, chissà che cosa c'era scritto in questi appunti. Io non ho guardato La Verità, non so se questa frase è stata pubblicata oppure è nascosta, sbianchettata, non lo so. E poi Renzi dice: come dimostra il mio impegno già da sindaco, ho sempre valorizzato la presenza femminile a tutti i livelli, istituzionali e politici. Ancora oggi Italia Viva ha due ministre su due, e
ed è il partito più impegnato contro i pregiudizi sulle donne in politica, dice Renzi. Chi poi conosce il mio rapporto politico e personale con Maria Elena, mio braccio destro da anni, sa perfettamente la stima e l'amicizia che ci lega. Il basso gossip che abbiamo sempre dovuto subire e di cui le nostre famiglie, i nostri affetti più chiari portano per prime il peso e bieca volgarità che non ci tocca. Beh, poi l'avvocato Bianchi, dopo la pubblicazione dell'articolo, si è spinto a smentire quanto da lui stesso scritto su carta intestata. Dice: quanto riportato oggi dalla Verità è l'ennesima strumentalizzazione di un mio appunto preso durante una chiacchierata molto più ampia. La frase in questione non riporta né il mio pensiero e meno che mai di Renzi, che mai si è espresso in questi termini con me. Maria Elena Boschi è una politica molto competente e in gamba. Il mio appunto è una mia sintesi di ciò che in politica troppi pensano quando etichettano le belle donne come facili. Com'è il finale? Il mio appunto è una mia sintesi di ciò che in politica troppi pensano quando etichettano le belle donne come facili. Quindi sta dicendo che quelle cose scritte, che non le può smentire perché sono scritte da lui, è una sua sintesi di ciò che in politica troppi pensano. Ma bah, insomma, vabbè, qualcuno avrà scritto queste parole sulla Boschi, il fatto è che sono venute fuori su un giornale di caratura nazionale. Naturalmente Renzi andrà a denunciare sicuramente perché Renzi è avvezzo alla denuncia. Lui qualsiasi minima cosa parte la denuncia e da quello che si è capito lui dice: io con i soldi che prendo dei risarcimenti mi ci pago anche le rate del mutuo della casa. Quindi no, lui quando vede che c'è qualcosa, qualcuno che lo diffama, lo discredita, con i suoi avvocati prende la palla al balzo e denuncia. Beh, insomma, è quello che dovrebbero fare anche tutti quando sentono e vedono praticamente i loro diritti e la loro moralità schiacciata da insulti, eccetera, eccetera. Quindi io sono dell'idea che il politico deve denunciare chi lo diffama, chi lo insulta, chi lo minaccia, sempre e comunque. Saranno tanti, cioè, ma dovrei passare le giornate a denunciare. Beh, incominciate, vedrete che un po' le persone, i leoni da tastiera cominceranno un po' a pensarci prima di scrivere. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.